Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno con la nostra Ludovica Ciriello. Avvocato, buongiorno. Già siamo in ministro. Diretta con il... Buongiorno avvocato. Vai. Sì. Non ci sente. Le stavo intanto chiedendo se aveva una sua personale idea su questo spot che fa discutere tanto la politica. E se ha fatto bene Giorgia Meloni in qualche modo a metterci, diciamo, il cappello, ritwittandolo e ripostandolo. Allora, sicuramente... Rendendo di fatto una cosa politica. Sicuramente chi ha fatto lo spot ha fatto bingo. Perché io non ho mai sentito parlare tanto di uno spot. Quindi, a prescindere da come la si pensi sullo spot, è chiaro che... spot significa amplificare qualcosa, ne stiamo parlando tutti, quindi è chiaro che lo spot è ben riuscito. L'ho visto, giusto per curiosità, per fortuna l'ho visto, se no non vi saprei rispondere ieri sera, ma mi è piaciuto come tanti altri. Io faccio parte della generazione che vedeva Carosello e quindi c'erano sempre delle storielle, ora magari mancano queste storielle. Così mi ha ricordato qualche storiella di qualche anno fa. Però è stato reso una cosa politica quell'intervento di Giorgia Meloni, no? La sua idea di famiglia. Allora, io credo che a un premier gli si fa, come vedete io sto camminando, voi mi fate la domanda, le si faranno miliardi di domande, avrà risposto su questo come ad altre cose, per il semplice fatto che è giusto che se voi gli chiedete qualcosa lei risponda, non credo che avesse interesse a dare chissà che tipo di... In realtà l'ha ripostato di propria volontà. Davide, possiamo approfittare dell'onorevole Buongiorno... La riforma e la giustizia. Anche di quello che ieri è successo in Consiglio dei Ministri, sembrava un po' che la Meloni chiedesse proprio a voi, basta polemiche, basta sprechi. Guardi, io sono uscita, lei mi ha beccato perché io sono uscita adesso, proprio adesso, da una riunione del gruppo, in cui mi è stato detto, perché io non sono in Consiglio dei Ministri, che il Consiglio dei Ministri è stato armonioso, tranquillo. Benissimo. E che è stata data una rappresentazione totalmente diversa. Mulino bianco. Poi quello che succede, che cos'è? Che sulla base di una notizia magari falsa si fanno tantissime domande e quasi acquisisce verità. Guardi, sono uscita adesso e mi hanno detto che è stato tutto tranquillissimo. Bene. Quindi se volete vi do una smentita. Anche la parte in cui noi diceva basta, non possiamo mantenere tutte le promesse. Non c'è stato, guardi, le dico, sono andata proprio a questa riunione in base a questo. È stato detto. No, è tutto. Grazie Ludovica e grazie alla senatrice Buongiorno, che speriamo invita la... Dille che la aspetto in studio quando vuole per parlare dei suoi temi. Grazie intanto di questa incursione, cara Ludovica, che hai fatto. Ritorniamo.